Cari ticinesi, buongiorno a tutti. Vi diamo il benvenuto a questo momento informativo in diretta streaming organizzato dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport per presentare il bilancio dell'anno scolastico 2022-2023. Saluto i nostri relatori, la consigliera di Stato Marina Carobbio, direttrice del DEX, Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola e coordinatore del DEX, e Paolo Colombo, direttore della divisione della formazione professionale. Vi ringrazio per esservi collegati e passo la parola alla consigliera di Stato Marina Carobbio. A tutte e tutti, grazie. Vi ringrazio per essere venuti a questa conferenza stampa di fine anno scolastico che, a differenza degli altri anni, ha luogo qualche giorno, anzi 10 giorni dopo la fine dell'anno scolastico. Normalmente veniva fatta proprio nei giorni attorno all'ultimo giorno di scuola. Abbiamo deciso di farla oggi perché, come avete avuto modo di seguire, abbiamo avuto altri appuntamenti con voi nelle ultime 2 settimane e quindi abbiamo pensato di non fare tutto in una settimana, ma di presentare questo bilancio di fine anno scolastico 2022-2023 oggi. Questo bilancio verrà presentato dai due capi divisione che vi sono stati presentati, ed è un bilancio che tiene conto, come vedremo dopo, di quelli che erano gli obiettivi ad inizio di anno scolastico, quello che è stato fatto, e io dirò anche qualche parola sui temi sui quali stiamo lavorando. Come ben sapete, c'è stato appunto il cambio di legislatura e quindi questo cambia un po', in un certo senso, anche le modalità di valutazione, perché la valutazione del lavoro è stato svolto. Da parte mia ho messo l'accento negli scorsi giorni su alcune priorità. Come dicevo, questi sono gli obiettivi che erano stati fissati ad inizio anno scolastico, in particolare il ritorno alla normalità dopo la pandemia, che possiamo dire essere stato raggiunto. Allora si diceva si vuole limitare al massimo. Si vogliono limitare al massimo le restrizioni. Oggi, fortunatamente siamo usciti da quel periodo di pandemia e di crisi sanitaria, quindi l'anno scolastico si è svolto da questo punto di vista nel modo più normale possibile. C'era anche la necessità di garantire una integrazione scolastica degli allievi e degli allievi che sono arrivati in Svizzera, nel Canton Ticino, a seguito della crisi in Ucraina. Sono circa 800 gli allievi e gli allievi tra i 3 e i 18 anni che frequentano le scuole ticinesi. Quindi anche questo obiettivo di garantire una regolare integrazione scolastica possiamo dire che è stato raggiunto. Un terzo obiettivo che era stato fissato all'inizio anno scolastico era quello del superamento dei livelli, un tema anche questo che conoscete molto bene e che è poi sfociato nel febbraio scorso in una decisione da parte del Gran Consiglio per una sperimentazione per il superamento dei livelli. Si voleva appunto una soluzione che fosse in un certo modo consensuale, è stata raggiunta con la decisione del Gran Consiglio. Torneremo sulla sperimentazione per il superamento dei livelli con l'intervento del capo divisione Emanuele Berger, che vi spiegherà cosa stiamo facendo come Dipartimento. Dicevo che appunto questa conferenza stampa e questo bilancio di anno scolastico si accavalla un po' con il cambio di legislatura. Ho già avuto modo di dire in alcuni interventi pubblici negli scorsi giorni quali sono le mie priorità, quindi quello di continuare a garantire una scuola dell'obbligo di qualità e di rafforzare ulteriormente il ruolo della formazione professionale in modo che i giovani abbiano delle vere e proprie possibilità di scelta. Per farlo, ma in generale per quanto riguarda tutto il Dipartimento, ma qui stiamo parlando di educazione e formazione, è per me molto importante l'ascolto, quindi iniziato subito, fin dall'inizio della mia entrata in carica, da prima evidentemente a incontrare i capi divisione e i capi sezione, quindi coloro che lavorano all'interno del Dipartimento dall'ambito formativo. In seguito ho poi avuto, in queste settimane, ho avuto anche degli incontri con delle direzioni scolastiche. E dopo l'estate l'idea è quella di incontrare anche i collegi, le
scolastici, questo un po' di tutti gli ordini di scuola. Ho avuto anche occasione di incontrare delle studentesse e degli studenti nell'ambito per esempio di cerimonie di consegna dei diplomi, quindi l'idea era proprio quella di raccogliere quelle che sono le esigenze di tutto il mondo che ruota attorno alla scuola per dare poi delle risposte. E sempre in questo ambito si inserisce anche l'incontro che ho iniziato con le associazioni del mondo del lavoro e che continuerò nei prossimi mesi, proprio perché tutti assieme possiamo collaborare e lavorare per rafforzare il sistema formativo in Ticino, che è così importante. Come dicevo, ci sono in corso i preparativi per la sperimentazione e il superamento dei livelli alla scuola media. Questo è stato anche un tema che ho iniziato subito ad affrontare, perché poi vedremo, la sperimentazione partirà a settembre. Per quanto riguarda invece un'altra decisione del Gran Consiglio, che è quella dell'introduzione del tedesco in prima media, stiamo facendo delle valutazioni su come introdurlo al meglio per garantire anche qui una formazione di qualità e adatta dei bisogni dei ragazzi di prima media, che ricordo passano poi da, cioè un passaggio importante che è quello della scuola elementare appunto alla prima media, quindi un anno molto importante. Su questo informeremo poi nei prossimi mesi, quando questi lavori di approfondimento avranno raggiunto un grado di preparazione tale da potervi dare qualche indicazione. Ultimo tema della quale mi sono occupato, che rimane un tema centrale, due temi centrali: uno è quello dell'inclusione. Noi abbiamo una scuola molto inclusiva che è presa da modello da altri cantoni. Ci sono cantoni della Svizzera romanda che vogliono venire a conoscere il modello ticinese, che prevede l'inclusione dei ragazzi con bisogni specifici in classi ridotti o con degli accompagnamenti, prevede il sostegno pedagogico e prevede appunto delle classi inclusive. E tutto questo è un tema molto importante. Noi vogliamo continuare a garantire questa inclusione. In autunno, verso la fine dell'anno, presenteremo anche il progetto Ripensare l'inclusione, che vuole rivedere tutti questi strumenti che oggi la scuola ticinese ha a disposizione, quindi dai docenti di sostegno alle classi affettivo ridotto alle classi speciali. Un altro tema molto importante è quello di garantire a tutte e a tutti gli allievi ticinesi il diritto allo studio, e voi sapete che questo viene fatto con degli strumenti molto importanti, che sono le borse di studio e poi anche i prestiti di studio, ma in particolare le borse di studio. Questi sono temi centrali su quali abbiamo già lavorato in queste settimane e continueremo a lavorare nei prossimi mesi. Quindi passo adesso a delle informazioni più precise, iniziando dalla divisione della scuola e dando la parola al coordinatore del dipartimento e direttore della divisione della scuola, Emanuele Berger. Bene, grazie, buongiorno a tutti e a tutti anche da parte mia. Quindi inizio col tema dei livelli, del superamento dei livelli nella scuola. Quindi la sperimentazione sul superamento dei corsi IB interesserà 6 istituti, che sono Abrì, Acquarossa, Bellinzona 2, Massagno, Caslano e Chiasso. I docenti verranno accompagnati, verranno formati in sede, quindi sul luogo di lavoro, formando quelle che chiamiamo delle comunità di apprendimento professionale, che saranno seguite da uno più esperti nelle due materie, quindi matematica e tedesco, e anche da formatori del DFA. Quindi queste persone, formatori esperti, svolgeranno un coordinamento didattico-pedagogico sul piano cantonale, ma poi declinato nelle sedi, sui tre assi della sperimentazione, che sono avere classi eterogenee, codocenza e valutazione. Va anche detto poi che ci sarà un ente esterno, che come è stato chiesto dal Gran Consiglio, un ente fuori cantone, che sarà l'altra scuola pedagogica di Coira, che si occuperà della valutazione esterna della sperimentazione. Quindi Coira si è detta disponibile ad assumere l'incarico e ha presentato un concetto di valutazione che è attualmente ancora in esame. È stata poi definita anche la composizione di un gruppo di accompagnamento, che pure è stato richiesto, accompagnamento alla sperimentazione, nella quale saranno rappresentati i portatori di interessi interni ed esterni alla scuola, tra cui le associazioni magistrali, i sindacati dei docenti e degli studenti e anche i rappresentanti dei genitori. Ecco, passando poi brevemente al piano dei contenuti, come ho accennato, la sperimentazione
si fonda prima di tutto su un approccio didattico che mira a fornire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento, parlavamo di inclusione, sia per chi incontra difficoltà, ma sia che per i più brillanti, per i più bravi. E per farlo, anziché adattare gli studenti a un unico metodo di insegnamento, si cercherà di adattare le forme didattiche creando delle lezioni, dei materiali, degli approcci, quindi un contesto didattico che sia flessibile e che si possa modificare, che tra l'altro per chi volesse approfondire si ispira a un approccio che si chiama Universal Design for Learning. È un approccio che mira a far emergere il massimo potenziale di ciascuno, tenendo conto naturalmente anche della sostenibilità dell'attività didattica dell'insegnante, perché non dobbiamo mai dimenticare che qualsiasi approccio didattico, affinché poi funzioni, deve essere sostenibile, quindi i docenti non devono dover usare un tempo spropositato per potersi preparare. Ma questo verrà aiutato, i docenti verranno aiutati proprio da queste comunità professionali, dai formatori, e quindi si rifletterà insieme, si creeranno materiali e situazioni didattiche affinché possa essere messo in atto. La codocenza o il coinsegnamento, intesa come una pratica didattica in cui due o magari anche più docenti lavorano insieme, è il primo punto, quindi dove si deve gestire e valutare l'insegnamento in maniera collaborativa. In una classe in cui si pratica la codocenza, i docenti condividono la responsabilità di gestire l'apprendimento degli allievi, lavorando insieme, quindi preparando insieme, lavorando insieme in classe, per fornire proprio una varietà di esperienze e di apprendimento che possano soddisfare le esigenze di tutti. L'altro tema è la didattica laboratoriale, quindi in cosa consiste questa sperimentazione. Ci sarà tra i vari modelli, per esempio, il dividere le classi in due, quindi metà classe, quindi in certi casi ci sarà un docente da una parte e un docente dall'altro, che significa che avere al massimo 10-12 allievi per un docente, poterli seguire bene, e quindi è un ambito in cui lo studente, l'allievo, può sperimentare, può esplorare, può scoprire, apprendere in modo attivo e pratico, in una forma appunto che si dice di ricerca, le lezioni. Poi c'è il terzo asse, che è la valutazione, che è fondamentale, viene chiamata valutazione in contesti differenziati ed inclusivi, quindi contesti differenziati perché la pedagogia sarà differenziata, inclusiva perché tutti devono poter apprendere a seconda del proprio livello, quindi ripeto, che si sia deboli o che si sia anche molto forti, e quindi adattare poi un approccio equo e inclusivo nella valutazione è qualcosa che può contribuire a promuovere l'apprendimento, il successo degli studenti, però anche aiutare i docenti nella progettazione didattica in modo più consapevole e efficiente. Quindi la valutazione, che sarà molto valutazione formativa, aiuterà essa stessa nella progettazione didattica. Concludo questo tema ricordando che c'è già stata una prima giornata intera di formazione a Locarno, a DFA, che ha coinvolto tutte le sedi sperimentali, quindi i direttori, gli esperti, tutti i docenti di matematica e tedesco, il 20 giugno, devo dire, si è svolto in un bel clima positivo, propositivo, anche noi abbiamo partecipato alle prime parti, il che pone ottime premesse per l'avvio della sperimentazione a settembre. Un altro tema su cui vorrei mettere l'accento è quello dell'apprendimento bilingue, per segnalare che per la prima volta quest'anno nelle scuole medie superiori è stata offerta la possibilità a allievi e allievi di seguire una formazione bilingue italiano-tedesco nella forma dell'immersione totale, cioè all'atto pratico hanno potuto frequentare un anno scolastico intero presso una scuola di regione germanofona, qui a Berna. Sono andati a Berna, in due licei di Berna, e da noi provenivano da quasi tutti i licei del Ticino, e hanno frequentato la terza classe a Berna. Conclusa l'esperienza, questi allievi e allievi torneranno a frequentare la quarta l'anno prossimo in Ticino, nel loro liceo d'origine, e continueranno però una materia, una disciplina in tedesco, la filosofia, quindi oltre al tedesco la filosofia verrà impartita in tedesco. Quindi il progetto riscuote interesse, funziona bene, quindi abbiamo già 6 adesioni nuove per il prossimo anno, e in più si aggiungerà la possibilità, in collaborazione col Canton Friburgo, di frequentare anche una formazione bilingue in italiano-francese, quindi ci sarà questa possibilità di andare in francese. Ecco, questo è un progetto che si scrive
all'interno dell'attività che promuove il DEX a favore della mobilità, degli scambi linguistici, del rafforzamento del plurilinguismo, però anche della promozione dell'italianità in Svizzera, perché poi ci dovrà essere la possibilità anche della reciprocità. Quindi sono esperienze positive che intendiamo continuare, siamo soddisfatti. Altro tema è quello del tavolo di dialogo sulle neurodiversità. Si è prestata un'attenzione in questo anno scolastico agli approcci, agli interventi scolastici con gli allievi che presentano neurodiversità, cioè che possono essere disturbi specifici dell'apprendimento come dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia, ma anche disturbi del deficit dell'attenzione o iperattività, e anche, non è certamente un disturbo, ma ci sono anche gli allievi con alto potenziale cognitivo ai quali va prestata particolare attenzione per fare in modo che possano approfittare anche loro al massimo della scuola. A ottobre hanno preso avvio quindi le attività di un tavolo di dialogo su questi temi, ADHD, APC, che è stato costituito a seguito di una mozione del 9 novembre del 2020 che è stata presentata dai deputati Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò, che chiedeva appunto la creazione di un gruppo di lavoro istituzionale sui disturbi dell'attenzione, quindi ritenendo che non si facesse abbastanza perché effettivamente mancano delle direttive ancora su questo tema. E poi l'interesse del tavolo poi è stato ampliato anche agli allievi con alto potenziale cognitivo, come dicevo. Quindi gli incontri, i presenti erano presentati da istituzioni scolastici, dai docenti, mondo medico specialistico, associazioni adatte figlio di seta, che hanno appunto l'obiettivo di creare un terreno comune su cui confrontarsi su questi temi. Quindi i temi sono emersi e sono, come detto, soprattutto quello di creare delle direttive, del capire cosa si può fare, che strumenti si possono mettere a disposizione per queste persone, non vado troppo nei dettagli, ma anche la formazione dei docenti. Quindi va detto che questo tavolo secondo me rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo della scuola e i rappresentanti del mondo medico e associativo, che oltretutto è scaturita dall'impulso parlamentare in cui appunto i deputati segnalavano così una carenza, qualche cosa che andava migliorato. Quindi questo tavolo rientra a pieno titolo all'interno del processo che vuole creare in Ticino un contesto che permetta di avere delle condizioni ideali per favorire pratiche inclusive nelle risorse, con gli strumenti, in termini di formazione, in termini di cultura d'istituto, perché il discorso è veramente molto ampio. Faccio solo un accenno all'orientamento scolastico professionale, perché poi lo riprenderà il collega Paolo Colombo, dicendo che sono state svolte quest'anno ben 5.500 consulenze nell'orientamento a beneficio degli allievi e delle allieve di quarta media. Sui dati appunto tornerà Paolo, però ecco, tenevo un po' a segnalare cos'è l'orientamento, perché non sempre è così chiaro, perché l'orientatore, oltre a fornire informazioni sulle offerte formative, che siano professionali o scolastiche, perché orientamento scolastico e professionale, anche sul mercato del lavoro, l'orientamento si focalizza nell'aiuto alla scoperta degli interessi delle allieve e degli allievi e cercando di stabilire con loro degli obiettivi di comprensione per capire cos'è che li motiva, cosa vogliono fare nella vita sostanzialmente. Per l'orientatore non ci sono dei percorsi migliori a priori che né quello scolastico né quello professionale. Il percorso migliore è quello che risponde alle aspettative, ai bisogni, alle motivazioni degli allievi, e quindi qualcosa che sia più adatto per un determinato allievo a un determinato momento, perché non c'è nulla di stabile e sappiamo benissimo che è possibile cambiare nella vita i propri percorsi, ed è una delle opportunità che dà la scuola oggi. Finito, grazie. Grazie, do la parola ora a Paolo Colombo, direttore della divisione della formazione professionale. Sì, grazie consigliere di Stato, signore e signori, buongiorno a tutti e a tutti anche da parte mia. Due parole, due informazioni anche con un focus sulla filiera professionale. Si diceva in entrata a un ritorno di una certa normalità dopo un periodo intenso come abbiamo vissuto in particolare con Covid. Ecco, devo dire che siamo rientrati in una normalità in continua evoluzione, ma è un anno che ci ha consentito di tornare appunto a questa normalità dopo aver vissuto, a dire il vero, dei momenti anche difficili, intensi, dettati da Covid. Sono momenti difficili e intensi che ci hanno
sentito comunque di assicurare la continuità formativa delle persone che seguono una scuola di tipo professionale, che ci ha consentito anche di sperimentare e di trarre anche i necessari insegnamenti da quanto abbiamo vissuto durante il periodo Covid e, tra virgolette, di capitalizzarle sotto con un focus molto particolare, che è quello della presenza degli allievi e delle allievi, delle apprendiste e delle apprendiste a scuola. Dunque, in questo senso, benvenuta questa normalità. Il collega Emanuele Berger ha citato brevemente alle scelte alla fine della scuola media. Ecco, qui devo dire che l'ufficio d'orientamento scolastico professionale, lo trovate anche descritto nella scheda che vi è stata consegnata, ha svolto più di 5.000 consulenze destinate alle ragazze e ai ragazzi che seguono la terza e la quarta media, e quest'anno si nota un interesse verso le formazioni post obbligatorie, anche per quanto mi concerne, anche relativamente all'apprendistato, che è, trovo, di buon auspicio e anche un testimone di questo lavoro congiunto che stiamo svolgendo tra l'Ufficio di Orientamento Scolastico Professionale, la divisione, le organizzazioni del mondo del lavoro e i genitori nell'avvicinare i nostri giovani ad una conoscenza delle opportunità che sono date da questo ambito di apprendimento. Dunque, questa importanza dell'esplorazione, questa finestra del mondo delle professioni, che ci tornerò più tardi, è stata in particolare sottolineata dal progetto Mille Strade. Nella scheda trovate anche un riferimento all'importanza degli stage. Ecco, devo dire che sia sul piano cantonale ma anche in particolare su quello nazionale sempre più spesso si pone l'accento su queste attività di esplorazione, di conoscere il mondo delle professioni attraverso stage che attualmente che vengono a partire dall'ultimo anno scolastico anche pubblicati sul sito orientamento.ch, che è un sito, lo ricordo, della conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali della pubblica educazione. Fine anno scolastico vuol dire anche un breve accenno alla conclusione di un anno scolastico intenso che vede interessate e interessati ben 6.700 apprendiste e apprendisti in una formazione duale, dunque nel modello scuola-azienda, 3.500 apprendiste e apprendisti nella scuola a tempo pieno. Questo siamo a livello di secondario 2, dunque concluderanno queste persone con un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica. A fianco di questi giovani sono anche proposti i cicli di formazione professionale superiore, dunque nelle scuole specializzate superiori seguite da 1.300 circa studentesse e studenti. Scuole specializzate superiori, faccio un qualche esempio, sono gli informatici di gestione, gli infermieri, i tecnici di sala operatoria, gli specialisti turisti, il settore dell'alberghiera, del turismo e della tecnica. Dunque sono terziario, cosiddetto non universitario. Sempre in questo anno scolastico anche tutte le attività legate alla transizione e al sostegno, dunque qui trovate accennato il pretirocinio di orientamento e di integrazione seguito appunto dall'Istituto della Transizione e del Sostegno. Sono attualmente in corso e si stanno concludendo, in buona parte sono concluse, le procedure di qualificazione, dunque gli esami finali di tirocinio in diverse decine di professioni, e qui mi piace sempre sottolineare anche questo aspetto importante in cui una parte consistente, il Ticino qui si dimostra un Ticino particolarmente attento a questo aspetto, una parte consistente di giovani segue anche un percorso o abbina una formazione professionale di base anche a una maturità professionale che consentirà loro in particolare l'accesso diretto alle scuole universitarie professionali, dunque qui nel nostro cantone alla SUPSI. Questo per quanto riguarda un brevissimo flash. Prossimamente verranno anche consegnati gli attestati federali di capacità, sono in corso anche le cerimonie di consegna. Formazione professionale vuol dire essere in continuo movimento e avere un occhio, orecchie molto attenti a come si sviluppano o quali sono le sfide con le quali siamo confrontati.
E qui mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione brevemente un accenno a una formazione professionale che attraverso i suoi attori, dunque la Confederazione, i cantoni e il mondo del lavoro, le organizzazioni del mondo del lavoro, dunque padronale e sindacale, si interessano a un rinnovamento costante degli obiettivi di formazione, si interrogano a quali sono le sfide con le quali siamo chiamati a convivere e a soprattutto preparare le nostre giovani, i nostri giovani ad abbracciare opportunità che consentiranno loro di affermarsi nella vita e nella professione, sfide come la digitalizzazione, la transizione energetica, come le nuove forme di lavoro, dunque lo sviluppo sostenibile, l'educazione allo sviluppo sostenibile, ecco, sono tutte sfide che ci coinvolgono da vicino sia sul piano, dico, cantonale, ma anche in particolare sul piano nazionale, che poi viene declinato giustamente su quello cantonale. Trovate qui alcune indicazioni. Ogni anno la Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione emana, aggiorna delle ordinanze o ne promuove di nuove. Qui avete alcune informazioni su queste ordinanze di formazione che ci hanno visti coinvolti già quest'anno con la riforma del commercio al dettaglio, quello che ultimamente si chiama vendita nel gergo comune, oppure le riforme che prenderanno avvio nel prossimo anno scolastico, per la quale ci stiamo preparando attraverso un accompagnamento, un sostegno, una formazione del corpo docente rispettivamente a livello aziendale. Dunque vedete il commercio, il business digitale, impianti di riscaldamento, ventilazione, distribuzione, impianti sanitari, lattoniere, sono alcuni esempi, ma questo per sottolineare questa importanza di un dialogo costante che ci consente di avvicinare le nostre giovani, i nostri giovani all'esercizio di una professione, ma anche, non dimentichiamolo mai, ad assumere un ruolo nella società, dunque ad essere cittadine e cittadini attraverso uno sviluppo personale che consentirà loro di assumere compiti e responsabilità. Ricordo anche che ogni riforma non è semplicemente un qualcosa che avviene sulla carta, tra virgolette, ma presuppone una riflessione, un'analisi a monte, ma anche poi uno sforzo, un investimento in termini di risorse per accompagnare queste riforme nei tre luoghi di formazione, dunque nelle scuole, nelle aziende formatrici e nei cosiddetti corsi interaziendali. Un breve accenno alla campagna di collocamento a tirocinio 2023. Ecco, la campagna di collocamento a tirocinio 2023 procede. In questo momento procede, oserei dire, bene, nel senso che abbiamo, lo vedete alle mie spalle, attualmente circa 840 contratti di tirocinio che sono già sottoscritti, sono in aumento rispetto al 2022, che effettivamente ci è di conforto, e abbiamo ancora 766 posti vacanti pubblicati sul sito orientamento.ch. Dicevo che sono dati senz'altro incoraggianti. Dobbiamo comunque essere sempre molto prudenti, perché la campagna di collocamento è entrata nella fase cruciale. Dunque dobbiamo essere molto vigili e tenere alta la guardia affinché tutte e tutti possano trovare un loro tirocinio. Ricordo che 2/3 degli allievi che concludono la scuola dell'obbligo direttamente o indirettamente si inseriranno successivamente in un percorso di formazione professionale. Dunque inizio senz'altro promettente, attenzione a tenere alta la guardia, perché non siamo ancora alla conclusione della campagna di collocamento, e qui ricordo che a metà luglio, credo che l'abbiate già nelle vostre agende, il 14 luglio avete una conferenza stampa dedicata proprio allo sviluppo della campagna di collocamento col direttore aggiunto Oscar Gonzales in particolare. Forse un accenno sempre su, e mi dà lo spunto per arrivare alla prossima e ultima lastrina, stiamo riscontrando un buon interesse e un buon influsso, diciamo così, di quello che abbiamo intrapreso, dell'azione che abbiamo intrapresa quest'anno, che è l'azione Mille Strade. Dunque vi ricordate Mille Strade, che è questo salone diffuso sul territorio e distribuito nel tempo, che accompagna in diversi momenti dell'anno i nostri giovani, le famiglie,
ad avvicinarsi alle possibilità della formazione, di una formazione in ambito professionale. Dunque credo che anche questo progetto Mille Strade, che è in fase di valutazione, ancora in fase sperimentale, stia dando dei buoni frutti e probabilmente si sta traducendo anche in occasioni di conoscenza su come orientarsi, su come conoscere questo mondo della formazione professionale. E qui desidero fare un inciso ringraziando in particolare voi, i media, perché senz'altro avete notato che negli ultimi mesi abbiamo avuto diverse occasioni di poter presentare la bellezza di queste professioni, soprattutto di dare voce alle giovani e ai giovani che seguono una formazione. Questo diventa un bel momento di avvicinamento, di promozione di queste opportunità. Dunque, Mille Strade, abbinato anche evidentemente alle attività dell'Ufficio dell'Orientamento Scolastico e Professionale e della Città dei Mestieri della Svizzera Italiana, assieme alle organizzazioni del mondo del lavoro e alle famiglie. Un secondo aspetto che desideravo citare è l'obbligo formativo. Ricordate che il Cantone Ticino è stato un cantone, assieme a Ginevra, o dopo Ginevra, molto attento a questo aspetto, creando o istituendo questo obbligo formativo fino a 18 anni. Anche qui avete già ricevuto delle informazioni sul ruolo importante assunto da noi tutte e tutti per non perdere giovani per strada, dunque affinché rimangano sempre agganciati il più possibile a un progetto formativo, affinché possano giungere a una certificazione, a un diploma, un attestato che apra loro le porte sul mondo del lavoro e sulla società. Questo nell'ambito del progetto obbligo formativo, non del progetto, delle attività dell'obbligo formativo, mi piace anche ricordare che è un lavoro di rete straordinario che abbiamo costruito, ma che dobbiamo continuare a costruire e perfezionare, ne siamo ben coscienti. Questo ancora attraverso le attività dell'Ufficio dell'Orientamento Scolastico e Professionale, del gruppo operativo collocamento tirocinio, dunque questa attività di accoglienza e di supporto dei giovani che non hanno trovato un posto di apprendistato, si aprirà a metà luglio la consueta possibilità di annunciarsi per l'accompagnamento, e attraverso anche le attività legate all'ispettorato del tirocinio che segue per le persone in formazione con più di 5.000 visite all'anno nelle aziende e l'Istituto della Transizione e del Sostegno. Un breve accenno al messaggio ProSan di grande attualità, se ne è parlato parecchio anche in relazione all'iniziativa per cure infermieristiche forti. Ecco, qui è attivo da diverso tempo e continua la sua attività un osservatorio per le formazioni e professioni sanitarie, un osservatorio nel quale sono integrati attivamente coinvolti sia il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, sia il Dipartimento della Sanità e della Socialità, sia la Scuola Universitaria Professionale per la Svizzera Italiana, e anche gli enti e le strutture sociosanitarie attive nel nostro cantone, tutti assieme per riflettere su come si possono promuovere, sostenere, avvicinare opportunità anche nel settore sociosanitario, con un accenno, e qui concludo, con un accenno a anche nuove modalità, di nuove forme di insegnamento, nuove forme di collaborazione fra i vari enti di formazione e le strutture attive sul territorio, che questi sono è questo laboratorio di simulazione per i professionisti e le professioniste della salute, il centro di simulazione che attualmente è insediato alla scuola, al centro professionale sociosanitario di Lugano. Io chiudo qui e da parte mia desidero ringraziare veramente di cuore l'apprendista e gli apprendisti e le loro famiglie, gli ispettori e le ispettrici del tirocinio, le organizzazioni del mondo del lavoro e tutti gli altri, è un elenco senz'altro non esaustivo, che si adoperano per assicurare opportunità alle nostre giovani e ai nostri giovani, e non solo, perché siamo in conferenza stampa di fine anno scolastico, non dimentichiamo che ci vogliamo occupare sempre di più anche ai giovani adulti, agli adulti, nell'ambito di una formazione continua che è sempre più irrinunciabile. Grazie. Ringrazio i capi di visione Emanuele Berger e Paolo Colombo. Arrivo adesso delle considerazioni conclusive rispetto anche a quanto è stato detto, ma rispetto anche altre cose che sono state discusse in questi mesi
all'interno del Dipartimento che toccano il settore dell'educazione e della formazione. Abbiamo parlato prima dell'importanza di una scuola inclusiva che dia a tutte e tutti delle pari opportunità, e in questo senso vorrei dire che un tema centrale è quello di, per noi, di combattere gli stereotipi anche a livello scolastico e nelle scelte professionali, quindi per esempio nelle scelte professionali a livello di apprendistato o altre formazioni c'è particolare attenzione che renda attenzione sulle possibilità per tutte ragazze e ragazzi di accedere a determinate professioni. Questo viene portato avanti anche nel progetto di cui parlava prima Paolo Colombo, Mille Strade, e l'importanza di combattere gli stereotipi anche nell'ambito educativo all'interno della scuola, anche della scuola dell'obbligo, è per noi un tema sicuramente centrale. Voi sapete che abbiamo presentato anche delle direttive 2 settimane fa per quanto riguarda i comportamenti inopportuni. Non torno su questo tema perché è stato un tema a cui abbiamo dedicato una conferenza stampa. Oltre delle direttive abbiamo presentato anche tutta una serie di misure per evitare che per avere un cambiamento culturale che porti appunto a far sì che non ci siano o si possano evitare dei comportamenti inopportuni, come dicevo, delle direttive, un rafforzamento delle modalità di scelta delle direzioni, delle direttrici e dei direttori, e anche un accompagnamento con un coaching dei direttori e delle direttrici e dei consigli di direzione, rispettivamente anche nell'ambito della formazione dei docenti. Oltre, vogliamo mettere particolare attenzione nella formazione di base, in questo senso abbiamo già parlato, io ho parlato con i direttori del DFA e della SUPF per quanto riguarda degli insegnamenti, una formazione sui comportamenti inopportuni e anche una formazione continua, e nell'ambito di questa formazione continua per i docenti e nella formazione di base già oggi c'è particolare attenzione al tema appunto di combattere gli stereotipi e di una parità di genere, temi sicuramente importanti per il Dipartimento. A fine legislatura era pure stato presentato un messaggio sulla scuola dell'obbligo, quindi ci sarà una legge unica che tocca la scuola, le scuole comunali, quindi la scuola d'infanzia, la scuola elementare e la scuola media, un messaggio che adesso è all'attenzione del Gran Consiglio, della Commissione Formazione e Cultura, che noi evidentemente come Dipartimento, essendo un messaggio che è stato presentato al Dipartimento, accompagniamo, incontreremo anche la Commissione. Sulle nuove professioni ne ha accennato prima, e quindi nuovi percorsi formativi ne ha accennato prima anche Paolo Colombo, c'è particolare attenzione a queste nuove, a far sì che anche in Ticino possano esserci ulteriori nuove formazioni che toccano temi centrali come quelli della sostenibilità, dell'economia circolare, della transizione energetica, ed è già stato detto prima l'importanza della formazione continua proprio per affrontare le sfide con le quali siamo confrontati. Penso in particolare alla digitalizzazione, ma altri cambiamenti nel mondo del lavoro che fanno sì che sia necessario che ci sia una continua formazione nell'ambito della formazione continua. Avete ricevuto nell'ambito con la mappetta stampa anche il calendario scolastico 2023-2024, e da parte mia vorrei ringraziare anch'io tutto il mondo della scuola, quindi le allieve e gli allievi e le loro famiglie, i docenti, le direttrici e i direttori, le ispettrici e gli ispettori, le associazioni scolastiche e degli studenti e le associazioni del mondo del lavoro, ma anche tutti coloro che all'interno del Dipartimento lavorano per rafforzare il nostro sistema scolastico, per garantire una scuola di qualità. Quindi un grazie a tutti coloro che collaborano nella formazione e nell'educazione in Ticino. Sono tante persone, ma la scuola, la formazione è sicuramente un elemento centrale del nostro cantone, anche per garantire non solo ai giovani delle opportunità nel mondo del lavoro e di affrontare le sfide che li concernono, ma in generale per la coesione sociale. Un grazie da parte mia anche a voi per questi primi settimane che mi avete accompagnato con le vostre presenze alle conferenze stampa o a prese di posizione sui media. Avremo sicuramente altre occasioni, ma già da oggi grazie per la collaborazione. Quindi termino qui la conferenza stampa e siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande.
Grazie direttrice. A chi possiamo dare la parola tra i giornalisti presenti in sala? Ci sono domande? Se non ci sono domande, chiedo ai relatori se hanno osservazioni conclusive. In caso contrario, diamo spazio alle interviste individuali all'esterno, ringraziando chi si è collegato e augurando un buon pomeriggio.